Cari amici, ecco a voi Minoria, cioè il gioco più sfigato che abbiamo mai iniziato su Relax. Sfigato perché, cioè, io non so più che fare, è andato a farsi benedire quasi tutto. Tutti i gameplay che abbiamo girato sono andati male. Allora, non mi ricordo quasi più che cazzo posso fare con questi... Ok. Incenso cinereo ottenuto. Ok. Non ci gioco da tanto tempo. Devo dire la verità, mi sono un po' demoralizzato perché le ultime registrazioni che ho fatto sono andate in vacca. Esamina. È chiusa. Serve una chiave con... Ok. Porca puttana. Ah già, mi ero scordato di questa bella meccanica. Ok. Sono nemici abbastanza forti questi qui. Porca puttana. Curiamoci. Purtroppo mi ha fatto danno con quell'attacco lì. Ah, questo serve soltanto per andare qui. Voglio morire. Ok, abbiamo accontentato. Ha detto qualcuno mi uccida. Più chiaro di così, raga, io non so. Ok. Qui siamo arrivati alla fine. Oh, c'è qualcosa lì. Sembrerebbe il culo di un ascensore. Sì, infatti lo è. Solo che non so come andarci lì. Wow. Ok, ho finito. Mi ero scordato gli attacchi speciali che fossero contati. Ok, qui non abbiamo nulla da fare, ragazzi. Come si faceva? Ah, ok, giusto, si usava lo stesso tasto che si usa per... Dove cazzo devo andarlo a prendere? Raga, qua è tutto chiuso. Non so dove andare. Ho esaminato tutto, ogni angolino di merda. Ok. Qui non c'è nulla, nulla. Cioè sì, abbiamo salvato, ma
Sì, ho capito, tutti i nemici interessanti da combattere, ma... Niente, ragazzi. Qui non c'è nulla, qui non c'è nulla. Ah, sono bloccatissimo. Questo a che cazzo serve? Non lo so. Ho rotto un muro? Ho rotto un muro? No! Bello che qua sopra io vedo che c'è la possibilità di interagire, cioè di far scendere un ascensore, una cosa. Cioè c'è l'ascensore, lo vedo. Lo vedete? In alto a destra? Raga, mi sto perdendo. Lei non sa nulla, non mi dice nulla, non so neanche cosa dovrei fare. Cioè, neanche a livello banalmente di trama so cosa dovrei fare. È chiusa. Raga, mi sa che pure l'altra volta l'avevamo vista sta porta di merda. Questa non si muove. E vabbè. Qui non ci possiamo andare più. Dobbiamo parlare con lei? Grazie infinite per avermi salvata, mi chiamo Campor. Sono sorella di Anna Fran. Diario di Anna Fran. E questa è sorella Semilla. Facciamo parte dell'Inquisizione. Ma dove siamo? È una sorta di prigione, ma non so esattamente dove si trovi. Sono qui da giorni, una donna, Fricca, credo. È lei che ha imprigionato me e la mia famiglia. Aveva intenzione di venderci come schiavi. Ma è terribile, da quando sono qui non ho più visto nessuno. È tutto ciò che ho è una chiave che ho trovato qua giù. Una chiave? Forse potrebbe tornarci utile. Possiamo vedere la chiave di cui parli? Certo, eccola qui. Sembra esservi incisa una piccola nota. Chiave del sotterraneo della Pietà S5P. Vaffanculo. Vaffanculo. La chiave del sotterraneo S5P. Vaffanculo. Vaffanculo. Ero convinto di averci già parlato lo scorso gameplay con sta maledetta. Vaffanculo. Qua c'è tanta roba da fare. Complesso.
Allora, vediamo un po'. Moneta d'argento ottenuta. È chiusa. Quindi qua su ci dobbiamo andare a portare una chiavina. Bene, così si fa. Questa situazione dei perri così risolutori mi piace moltissimo. Qua non si sale, c'è poco da fare. Fiamma divina. Hai sbloccato l'abilità del gancio affilato. Quando sei a mezz'aria, salta di nuovo per ferrare un attacco ravvicinato. Wow, bella, bella, bella. Questo mi permette di andare molto su. Perché già fare un normale attacco ti fa risalire. Così. Ma se io faccio 1, 2 e 3, cioè praticamente... Oh... Guarda quanto cazzo salgo. Bellissimo. Ok. Non posso più risalire. Vabbè, però poco male perché tanto qui. Ok. Muori. Porca puttana. Devo curarmi. Ok. Ok, meraviglia. È un cazzo di archivio, ci faccio veramente poco con questo. Ma adesso, cioè, un altro paio di maniche sta cosa, posso andare dove mi va. Ok, non è un problema andare qui. Chiave? Chiave del sotterraneo. Ok, posso tornare indietro e sperare di aprire la parte superiore, credo. La porta si è aperta. Ok, questa parte l'abbiamo tutta quanta esaminata. Ci frega niente, ragazzi, camminiamo, andiamo dritti come spadarelle, andiamo dritti. E adesso andiamo giù, anzi no, anzi sì, sì, di sicuro si muore su quelle cose. Sono rosso sangue, ataraxia. Ok.
Non sono particolarmente coriacee quelle cose. Incenso bizzarro. Sapete che non mi ricordo come si faceva ad arrivare alla zona di power up, alla libreria, alla biblioteca? Non me ne ricordo affatto. Andiamo su. Ok. Stiamo procedendo stranamente bene. Stranamente bene. È chiusa, è tutto chiuso, puttana Eva. Ah sì, questa porta si apre. Questa porta si apre, quindi possiamo controllare cosa c'è a sinistra e a destra. Ok. Yes. Ok, zona nuova con una nuova. Nuovo arredamento, chiamiamolo così. Sì. Sento rumori. Cosa sono questi strani suoni? Questi schifi qua, no. Non credo che loro producano tutto sto casino. Qua giù c'è qualcosa, ma se scendo non so... Ah, c'è la puttana! Se scendo non so se riesco a risalire. Archivio. No, questi qui vanno colpiti per forza, non fanno attacchi che puoi parare. Una gran rottura di coglioni, in effetti. Preferisco i nemici che posso parare. Ah! L'unica strada ancora percorribile è verso il basso. Possiamo continuare a scendere. Scusatemi. Chiusa, mortacci tua. Il problema è ricordarsi tutte ste porte chiuse. Cioè io mi perdo alla grande in questo gioco qui, eh. Che cazzo succede? Cazzo. No, ho parato. Perché non avevo più il muschio curativo? Perché non avevo più il muschio curativo? Non mi potevo più curare. Perché?
è un viaggio lunghissimo fino al presunto boss. Ok. Vabbè, adesso sappiamo più o meno come si comporta questo. Non posso... No, cazzo! Se io paro non succede nulla. Non gli faccio il contrattacco se paro. Questa è una rottura di coglioni, vedi? Questa è proprio una rottura di coglioni. Però non devo morire con questi. Ok. Madonna. Ok, ce la stiamo facendo. Ok. Dammi la chiave, stronzo. La porta si è aperta. Sì, ma sconfiggendo questo skiff boss qui, questo mid boss. No, in realtà cosa stiamo... Annaggia la puttana. No, in realtà cosa stiamo facendo? Cioè, nel senso, ci abbiamo beccato una ricompensa, una chiave. Che cazzo abbiamo preso? Che essere avvelenati è una gran rottura di coglioni. Ok, quasi sicuramente abbiamo preso una chiave, qualcosa per poter andare avanti, ma non lo so. Ciao Kobe, sei bello, è arrivato Kobe, c'è un odore di piedi. Comunque ti devo fare un bagno a te, che puzzi. So che non ti piacciono i bagnetti Kobe, ma bisogna fare un bagnetto perché puzzi proprio di cadaverino. Vediamo un po'. Mo vado sopra a vedere che cosa c'è, ho preso l'ascensore, Kobe, guarda. A Kobe piacciono i giochi action, cioè gli piace vedere che ci sono elementi a schermo che si muovono. Lui guarda molto la televisione. Toffo non era troppo interessato, giusto ogni tanto se c'era un cane che abbaiava. Invece a Kobe piace proprio guardare le cose che si muovono. Per dire, per lui il massimo della vita sono i menu della Xbox o di Netflix che vede... Finestrelle, oggettini che si muovono. E
devo dire la verità, pure io passo più tempo sui menu di selezione di Netflix che su Netflix in sé ultimamente. Sono alla perenne ricerca di qualcosa che riesca a darmi, sai, quella soddisfazione, quella seriotta che dici cazzo che ho trovato. No. Bastarda. Oh, questa è veramente tenacissima, non muore. Porca puttana. Mi voleva pure avvelenare, sta scrofa. Ciao, siamo quei due sul server e oltre questa linea c'è il Molise. Cosa succede ad un fumetto se attraversa questa linea? Ed ecco spiegato perché a Termoli, la nostra città, non c'è mai stato un evento a tema fumetto. E dimmi, piccola, ti piacciono i fumetti? No, adesso li odio. E con i musicisti abbiamo più o meno lo stesso problema. Ma a giugno spruzzeremo un agente chimico nell'aria e i fumetti saranno finalmente i benvenuti. Termoli Comics and Games, 16, 17, 18 giugno, ingresso gratuito. Ci saranno tanti ospiti, autori grandi e piccoli, giochi e intrattenimento musicale. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti, anche per gli amanti del web. Scarica l'app o visita le nostre pagine per rimanere aggiornato in tempo reale sul programma dell'evento. Termoli Comics and Games by QDSS. Siateci! Combinazione S3P 1909. È chiuso. Cazzo, dai. Abbiamo trovato una combinazione, non so per cosa. Che non ne ho la più pallida idea. Non mi convince per niente sta zona qui, Non mi convince per niente. Mestolo ottenuto. Incenso della foglia ottenuto. Sì, io sono d'accordo, l'incenso, il mestolo. A cosa mi serve? Utile per zuppe e stufati. E quindi? Emette un suono quando rileva qualcosa di nascosto. Aumenta la potenza d'attacco del 25% quando gli HP sono scarsi. Incenso bianco, incenso della tempesta. Ripristina al 100% gli HP, ma infligge una maledizione. Che cazzo ci faccio? Aumenta temporaneamente la potenza d'attacco del 10%. Evoca un drago illusorio. Non lo so, ragazzi, è stranissimo sto gioco perché nel suo essere Metroidvania è veramente punitivo. Cioè c'è un backtracking senza senso. Facciamoci portare su e salviamo. Però sapete che
Mi pare molto strano che io non riesca a trovare... Oh. Ah, porca puttana. Lo sapevo. È chiusa, mortacci tua. Ok, lì ci siamo arrivati. Non possiamo andare da nessuna parte. Beh, è chiaro che il viaggio me lo devo portare avanti qua sotto. Mannaggia la gran troia, mi sono mezzo ucciso. Hai visto, hai preso un sacco di mazzate. Quanti incensi che spreco. Ok. Porca troia. Qua. No, non ci arrivo. Con tutta la mia potenza di salto, lì non ci arrivo. Qui arrivo no problem, lì. Ah, beh, semplicemente SP1909. SP3-1909. È chiusa. Devo ripercorrermi migliaia di chilometri a piedi qua. Zona, che cazzo serve? C'era qualcosa prima, probabilmente. Cioè, la verità è che è matematicamente improbabile che io trovi ancora oggetti. Ne ho trovati troppi qui. Ciao, Kobe. Che puzzettone che è. Poi, tra l'altro, adesso sta diventando pure un maialazzo perché c'ha 9 mesi, comincia a interessarsi alle cagnette. Ok, curiamoci. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Qua sotto io ci posso andare. Bene, ottimo. Incenso lucente. E questi? 600 di esperienze. Il dolore è troppo. Ma muori. Ma... Stai a appendere la minchia. Ok, qui ci ricolleghiamo a una zona che tecnicamente dovremmo aver esplorato, invece moneta d'argento ottenuta. Oh. Siamo di fronte a uno shortcut per caso. Da mappa questa è una zona che io dovrei aver già esplorato, no? Sì, infatti. Solo che quella porta era chiusa. A Kobe è finito un giochino dietro il divano, quindi ha chiesto aiuto. Questa non si rompe. Che c'è, Kobe?
puzzettone che non è altro. Ma porca di una puttana, come cavolo ci si fa a riparare da quegli schifi? Una statua raffigurante una donna. Ci sono quattro cavità alla base. Mille. Tua sorella. E come faccio a confermare questo numero? Sì. Come? Come invio la mia selezione, puttana Eva? 1909. Non so come inserire la combinazione. Cioè, se io premo A, che è il tasto di conferma sul numero, 1, inserisci una combinazione. Ma forse devo fare 1. 1. 9 0 9. Ma vaffanculo, la cosa più macchinosa dell'universo. Cioè, sta parte qui criminosa. Game design che più maligno non si può. Mazzafrusto. Beh, il mazzafrusto lo vorrei provare. 1. Porca puttana. Non mi pare che il mazzafrusto sia così utile, onestamente. Ma cioè, perché dovrei usare una roba invece che l'altra? Attacco fisico 1. Tutto 1, tutto 1. Vabbè, andiamo con sto spermatozoo di ferro qua. Il mazzafrusto mi dà il secondo salto. Sapete che non mi dispiace sto doppio salto qui? È bello. È più controllabile di quel cazzo di salto in avanti con l'attacco della spada. Tanto quello non lo uso mai a scopi offensivi. Bello mazzafrusto, mi piaci, mi piaci molto. Nanciala. Madonna ragazzi, è aggressivissima. Ok, sto sbloccando un fottio di roba. Sto sbloccando tantissimi corridoi. Sono è 39 minuti che registro. È molto, ragazzi, è molto. Oh, sì. Chiave del sotterraneo di pietra. La porta si è aperta. Dio sa quale, perché io non ne ho la più pallida idea. Però a questo punto mi viene da pensare che la porta giù potrebbe essersi aperta.
È un po' troppo lineare per essere questo gioco. Questo gioco vuole essere cervellotico. E qui? Adesso l'ho imparato come funzionate voi. Appena vi sfioro vi girate e rompete i coglioni. Muori. Qua ci si poteva arrivare tranquillamente pure prima. E sì. Sto coso che non so che serve. Madonna quanto danno che mi ha fatto. Mi ha fatto un danno. Un danno clamoroso proprio. Vediamo, a questo punto ho preso delle chiavi che prima non avevo. Qui ci sono per caso dei lati a cui non siamo riusciti ad accedere? Forse devo semplicemente risalire verso l'alto. Mannaggia il papelo. Smettila di cagarmi il quarzo. Qui a sinistra, se saliamo ancora, c'è una strada che porta verso una porta. Una strada che porta verso una porta. La strada che porta verso un cancello, va, così ci capiamo meglio. Che non sono riuscito da... Mannaggia il papelo. Sti cosi veramente sono... Sì. All right. Qua è tutto da verificare, non abbiamo nulla, è chiusa, tua sorella pure è chiusa. Moneta d'argento ottenuta. 150 XP. Incenso rovente ottenuto. Togliamoceli dai coglioni con un attacco speciale. Ok, incenso rovente. Incenso rovente. Dov'è? Eccolo. Ripristina 2% di HP massimi per ogni nemico sconfitto. Aggiunge un effetto di stordimento agli attacchi, cazzo sì. Sembra essere addirittura più conveniente dell'altro. Mannaggia il papelo. Comunque questi sono... Niente, sono la mia nemesi questi qua, eh. Fottiti. Fottiti. Ok. Intanto il mio cane mi ha anestetizzato il piede perché ci si è messo sopra per 10 minuti abbondanti. Non sento più nulla, ho le dita che mi formicolano. Sì, continuiamo a salire, va.
Jacob, madonna. Trova pace. È stato buonissimo oggi pomeriggio. Sembrava malato da quanto era tranquillo. Adesso, siccome io e mia moglie siamo seduti tutti e due sul divano, adesso gli è partita proprio la gioia, capito? Ed è tornato molesto come al solito. Che ci devi dire, bella B? Sono così felice di vedere che siete ancora vive e vegete. Anche noi siamo felici di sapere che stai bene. Questo posto mette i brividi. Sto ancora cercando di orientarmi, ma ho ascoltato di nascosto una conversazione interessante. Quei ladri parlavano della cattedrale come se fosse molto vicina. Potrebbero trovarsi proprio sopra le nostre teste. Ah, capisco. Non sono riuscito a trovare i miei familiari e non ho visto nessun altro prigioniero oltre a me. Purtroppo neanche noi abbiamo visto molto venendo qui. Hai detto che la cattedrale potrebbe essere qui sopra, giusto? Allora dovrebbe esserci un modo per risalire in superficie. Esatto, sono sicura che la troveremo. Sono d'accordo, Campor. Io e Semilla stiamo portando avanti una missione importantissima. Non possiamo morire qui. Non sappiamo quando manderanno i rinforzi e il potere delle streghe continua a crescere. Il futuro della principessa? No, dell'intero regno di Ramezia. Dipende da noi. No, Kobe, non mangiarti l'osso sul divano. No, è finito giù. È finito sotto. Mannaggia la puttana. Kobe. Dopo. Te lo recupero dopo. Adesso devo finire qua. Riusciremo a fuggire. Non possiamo cedere allo sconforto proprio ora. Ci vediamo alla cattedrale, quindi sì. Kobe, non possiamo cedere allo sconforto. Oh. Parte una cutscene. L'abbiamo portato al parco prima, c'ha delle foglie nel pelo. Si sono cementate nei peli le foglie. Eccola qua, una foglia morta nel collo. Perlomeno la strega del giardino è stata sistemata. Giusto, da qualcuno molto più forte di te. Quelle due suore. Poco ma sicuro, Oliver, non come te, che sei un incapace. Ora, quelle invasate sono libere di correre in giro e fare da... E chissà cosa stanno facendo quelle dannate streghe. Kobe, no sul divano, no. Ecco qua. Noi abbiamo sentito tutto. Parli del diavolo. No, non credo che abbiamo sentito. Ma come avete... Chiudi il becco, imbecille. Fa attenzione, sorella Semilla. Cosa posso fare per voi, care sorelle? Ferma dove sei, non vogliamo avere niente a che fare con te. Molto divertente, anche le vostre mani sono sporche di sangue. Bada come parli, non sei in grado di comprendere la missione divina. La missione divina? Smettila di parlarmi come se fossi un idiota. La vostra missione è tutt'altro che divina. Sapete benissimo a cosa mi riferisco. Il male infesta queste mura e voi ne siete la personificazione. Questo luogo infernale è forse l'emblema della vostra misericordia? No, tu non capisci. Non disperare, tesoro, abbiamo appena cominciato. Ah, vabbè, ti devo menati meno. Ti ho tirato un drago illusorio. Porca puttana, mi sono fatto malissimo. Ma comunque non le faccio una sega con questi attacchi qui. Via via. Porca puttana. Hai finito a fa tutte ste cose, madonna. Oh, questa è la più cagacazzo finora, eh. Sei noiosa, sorella?
fatto qui quello che sai fare, ti sto a menà. Ste monetine di merda. Sì, va, 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 che noia, Didi, che noia. Madonna. Mi devo guarire un pochino. Ho finito tutte le mie armi speciali. Ok. Ha preso un fracco di mazzate. Chiave del ladro ottenuta. Nemico eliminato. Vabbè, non era difficile, era soltanto una rottura di coglioni, veramente. Un brutto scontro, in realtà. Il peccato ha un prezzo. Per alcuni. Il suo è un peso insopportabile. Quante altre persone dovrò uccidere per espiare le mie colpe? Si domanda suor Presa qui, suor Presa. Aperta con la chiave del lardo. Mannaggia la scrofa. Sono cascato, raga. Devo rifare tutta sta strada qua da capo. Qua se cadi te devi rompere i coglioni. Quanto tempo è passato? 52 minuti. Ok, quasi un'ora. Stiamo qui. Mannaggia il... c'ha la puttana. Madonna, dai! Non è un platforming freschissimo, mettiamola così, e faccio un po' di fatica. Ce l'abbiamo fatta. Sono voluti 27 anni, ma ce l'ho fatta. Guarda, mi picchio queste perché so che mi danno qualche punto esperienza. Io eviterei volentieri di perdere tempo con queste qui. Perché più che altro sono i nemici meno divertenti da affrontare. Non c'hanno neanche il giochetto. Oh, madonna. Finito le cure. È chiusa. Ci ho cagato sotto. Oh sì. Bene, ragazzi, io direi che ci possiamo vedere al prossimo gameplay. Sempre sperando che abbia registrato, perché sto gioco è proprio sfigato marcio.